tengo a raccontare. Grazie Andrea. Ci tengo a raccontarvi un aneddoto molto significativo per la mia vita artistica. Sono passati 32 anni, ma non posso mai dimenticarlo. Ero a Milano, alla corte del Re Sole, come lo chiamavo io, perché è un uomo che io ho amato molto, perché mi ha formato come cantante e come attore, che è stato Giorgio Strehler, il più grande regista. Grazie. Caro Giorgio, ci hai lasciato in un mare di lacrime, ahimè. Vabbè, comunque. Ero lì che stavamo provando una commedia di Bertolt Brecht. Vabbè, non, questo non ha importanza, ma poi dopo ha importanza. In quanto era la prima volta che io facevo teatro. Fino allora avevo unicamente fatto solo il cantante. Per cui ero lì emozionato, in preda all'ansia, perché sapevo che era un uomo molto esigente, un regista, il più grande regista di tutti i tempi, e lo confermo davanti a tutti. Era molto esigente con gli attori, ma con me era anche molto comprensivo, perché sapeva che io non ero un attore accademico. E così, mentre provavamo, non riuscivo a dire una battuta. Perché? Perché la lingua italiana non è la nostra. Uno dovrebbe parlare il siculo, il napoletano, il barese, il pugliese e quant'altro. Per cui, lui capisce questa cosa, non mi viene questa battuta e mi fa: ma cos'è che non riesce a dire? Dico: Giorgio, non riesco a dirlo questa battuta, mi è difficile, non riesco a metterla in bocca. Dice: beh, taglia, che ti frega, ma cosa fai? Tagliala! Poi mentre va via fa: e se mi incazzo, taglio pure Shakespeare. Anche io ero tra il serio e il faceto, dico: cosa vuol dire tagliare Shakespeare? Io confesso, non avevo mai letto Shakespeare fino allora, per cui l'indomani mattina vado in una libreria e vado a documentarmi. Ovviamente non potevo comprarmi tutto lo scritto di Shakespeare, mi compro un libro di sonetti. Mi compro questo libro e incomincio a studiarmelo. E sono passati 32 anni e c'è stato un sonetto che mi ha colpito molto e che ancora oggi lo porto appresso a me, nella mia valigia. Ed è questo, è il mio preferito. E fa così: tu sei per me la mia mente come il cibo per la vita, come le piogge di primavera sono per la terra. E per goderti in pace combatto la stessa guerra che conduce un avaro per accumulare ricchezza, prima orgoglioso di possedere e subito dopo orroso dal dubbio che il tempo gli scippi il tesoro. Prima voglioso di restare solo con te, poi orgoglioso che il mondo veda il mio piacere. Talvolta sazio di battentare del tuo sguardo, subito dopo affamato di una tua occhiata. Non possiedo né perseguo alcun piacere se non ciò che ho da te o da te io posso avere. Così ogni giorno soffro di fame e sazietà, di tutto ghiotto e di ogni cosa privo. Voi l'avreste mai tagliato nella vostra genere?